Allora, avanti uno. Vai, Scarpin, dimmi il nome, come ti chiami tu? Sebastian. Sebastian. Bernardo. Destra e sinistra, o sinistra e destra come ti pare, sono uguali. Avete fatto fare per ultima lei, che si chiama? Susanna. Uno. Bernardo? Vai, sistematelo bene. E Susanna, vieni qui. Susanna ha i capelli più lunghi, quindi bisogna metterlo bene. Ah, ma l'avete mai fatto il gelato? No. E sapete come si fa il gelato? No. E sapete almeno che c'è dentro al gelato? C'è due tipi di gelato, quelli alla frutta e quelli con la crema, a crema, va bene? Nella frutta c'è la frutta, l'acqua e lo zucchero. Negli altri c'è il latte, la panna, lo zucchero e poi quello che ci volete mettere per dargli sapore. Allora oggi prepariamo uno di quelli con latte. Latte e miele. Il miele non vi piace? No. A lui no? A lui sì. A te sì. A te neanche? E allora dopo ne assaggi un altro, via, non fa nulla. Quindi, ognuno di voi mi sa una cosa. Latte, panna 500. Bravo. Panna 500. Il miele da caccia 400. Di castagno 170. Questo lo conosci, va bene, queste sono delle farine. E l'intrito, la... è uno zucchero. 75. Queste due gas, sono proteine del latte. Chi è il primo che pesa? Va bene. Allora, si fa il contenitore dove devi pesare, però noi il contenitore non ci facciamo il gelato. E allora si fa zero, perché a noi ci interessa il latte adesso. Tu devi mettere dentro 2000 di latte. Quindi fino a qui? No, non guardare lì. Tu devi guardare qui. Ok. Comincia a mettere questo, così ti accorgi che vuol dire. Non l'appoggiare, perché sennò lo pesa. Butta, butta, butta. Quello è un litro, per cui sarà 1000, 1030. Ma già passate 2000? No, 2000 devi arrivare, eh. A voglia, quello ci va tutto. Come si dice? Susanna, tutta panna. Vai. Lo dicono sempre le sacche. Lo so, lo dicono, l'avrà sentito 1000 volte. 500. Lui ha fatto 2000, tu devi far di meno. Non ti preoccupare, se viene di più facciamo come ha fatto lui, si rimette dentro, capito? Più o meno devi arrivare qui, dove dice 500. Ora, e questa l'abbiamo fatto, 1 e 2. Adesso miele, tocca a lui, quello da caccia. grammi. Però guarda il coso, il timer, quello che... Sì, siamo bilanci. Ah, vabbè, la bilancia è troppo. Vai, vai, metti, mi sa che serviva quella più grande, ho sbagliato io, vabbè, dai, ce la facciamo pelo pelo. Prendi col cucchiaio e metti dentro. Secondo me non ci entra. C'entra, la voglia, è di meno dell'altro. Vai, prendi ancora. Perché se ci dovevo mettere tutto, certo. Bravissimo, così. Tu controlla sempre quant'è, eh. Vai, quanto era, scusa? 170, 170. Sì, so come fare. 170. Lo so che lo sai. Sono già in quarta elementare. Metti quella intanto. 10, vedi? Alti 7 grammi. Mettici poco. Questa che troppo. Leva, 2, leva un po', brava. Devi fare 75. Vai, vai. È un sostitutivo
degli zuccheri tradizionali per fare, gli per fare il gelato senza zuccheri, come si dice tra virgolette, in realtà un po' l'alcol. Insieme al maltitolo sono i due che io uso per sostituire saccarosio, destrosio, sciroppo di glucosio dry. Le ultime che vi faccio mettere è tutte cose del latte. Questa che avete messo è la proteina, quella che si usa per fare il formaggio. Ok? Poi, queste altre sono proteine, quelle del siero, sempre proteine del latte. A chi tocca? Susanna, mi raccomando a te, eh? 75, brava, leva questo, dai, butta tutto. Ce ne vuole. Adesso cosa dobbiamo fare? Ci abbiamo un sacco di cose, vanno mischiate tutte insieme e poi vanno un po' scaldate perché si sciolga bene il miele dentro il latte, si sciolgano le polveri. Allora, cominciamo. Adesso a noi non ci importa più niente dei pesi, abbiamo pesato tutto, quindi prendiamo questo e mettiamolo là, la panna nel latte, vai. Quello dentro, tutto dentro, perfetto, vai. E questo l'abbiamo fatto. Adesso quello, Susanna. Benissimo. Ora i mieli. Uno. Ci arrivi? Vuoi una sediolina? No. Aspetta. Ora finisco io. Aspetta. Facciamo con questa, guarda. Ti aiuto io. Ce la fai? Sai come si chiama quella? Leccapentole. Guarda dentro. Oh Marisa. Anche questa va spatolata. Adesso questo qua è una cosa che devo fare io che non potete fare voi. Va mischiato. E allora ci mettiamo qua. Prendiamo il mischiatore. Questo è il signor mischiatore. Ora questo gli diamo una scaldatina perché si sciolga bene tutto quello che c'è dentro. Questa dura 5 minuti e basta che arrivi a 60 gradi. Andiamo, chi è che... Adesso vi faccio vedere questa macchina. Vedi che c'è questo? Questo bravo, una lavatrice, bravo. Solo che questa invece che è caldo fa freddo. Quindi che succede? Queste girano e mettono questa miscela lungo le pareti che diventano fredde. Allora quella diventa sempre più dura, questo lo appiccica e lo stacca, lo appiccica e lo stacca. E in questo momento entra anche dell'aria nella miscela con questa operazione. Allora mi serve un volontario che prenda questo affare e la butti dentro. Sì, lui è più alto. Si dai. Io sono volontario. Siete tre volontari? Sì. Dai. Due? Io non ce la farò. Allora, senza farla cadere, eh. Oh, questa è la parte più importante, che non cada. Vieni. Noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare il gelato. E gelato. Bravo. Pigi. Uno. Poi, il gelato come lo vuoi te? Buono, duro, semplice, lo vuoi eccellente? Buono. Eccellente. Allora, oh, allora va bene, ok. Sì. Vai. Pigia. Pigia. È partita. Vedi? Adesso, piano piano, ora è liquida. Piano piano questa diventa solida. Il gelato artigianale in generale è un gelato che ogni maestro gelatiere struttura secondo quello che sono le caratteristiche che desidera avere. In che termini? Caratteristiche di dolcezza, di spatolabilità, di palatabilità, cioè per esempio quanto il gelato arrivato in bocca deve sciogliersi,
tutta una serie di parametri che fanno sì che uno sceglie alcuni elementi funzionali del gelato, che sono esattamente gli zuccheri, i grassi, i solidi magri del latte e altri tipi di solidi. Allora, questi messi in certe percentuali una rispetto all'altra creano un gelato diverso dall'altro. Si fa così, guarda, stacchi e lo mandi giù. Sistemiamola un po' dentro, sennò qui non c'entra più. Vai, ancora uno. Si sente bene. È buonissimo, un po'. È freddissimo. A me pare che vi piace. Da qui lo prendiamo. Casca. Quello sarà troppo, che dici? No, dai! Com'è? Menta? Buona, buona! Hai visto? È verde la menta, secondo te, il gelato alla menta? No, non la vedo proprio verde, scuro. Infatti, il gelato alla menta non deve essere verde. Se è verde vuol dire che c'è un colore lì, che non ci deve stare. Già. E questo io è quello che abbiamo fatto noi. Io la menta la vedo. Che avete fatto voi. Buono? Piace? Te non te lo chiedo neanche, c'hai i baffi dappertutto. Meno male che hai messo il pigiamino.